Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di Run Italy Channel. Oggi ragazzi faccio il primo video dove raga io entro in un negozio dove vendono dolciumi americani tipici. Vedete qua raga la birra, la Coca-Cola, c'è anche la Fanta dentro, c'è anche la Fanta alla ciliegia, la Duff, Dr. Pepper, un sacco di roba, Hershey's, Lucky Charms, così ci sono raga anche gli Skittles. Adesso entriamo, venite con me. Raga, vedete qua, qua ci sono le armi, quelle, aspettate che vi faccio vedere, qua ci sono le jelly beans, queste sono le caramelle, tutti più gusti, le jelly beans, non mi ricordo come si chiamano, tutte più gusti, più uno. Poi qua abbiamo la bibita Monster, la Coca-Cola, vedete qua la Coca-Cola, la ciliegia, quella alla vaniglia, tutta roba raga che è bella. Poi raga guardate qua gli M&M's tipici del al caramello, poi quelli al burro d'arachidi, anche, raga ci sono anche i dollari, qua che non sono veri però. Ah poi raga qua Hershey's, anche Hershey's, vedete qua Hershey's, e c'è... E poi qua che cosa c'è? Ah, Jeff Beef Jerky, che è tipo del peperoncino con lo zucchero, però non l'ho mai sentito. Poi, raga, un altro dolce al, com'è che si chiama? Al burro d'arachidi, Nutter Butter, vabbè, si sente anche nut, peanut. Poi abbiamo Hello Panda, e anche questo non so che cosa sia, sembra tipo un biscotto al cocco, sembra tipo cibo per cani, però non proprio. Ah, poi raga, qua c'è la crema degli M&M's, i Mars. Tutta roba che in Italia è raro trovarla, raro, tranne nei negozi americani dove siamo qua. Poi raga, ci sono i cereali, quelli Lucky Charms che c'erano prima, nell'entrata, i Jif, altra roba, il burro, altra roba, tutto burro d'arachidi raga, anche la crema, un sacco di roba di burro d'arachidi. Poi qua abbiamo Lion, vabbè questo c'è anche in Italia, tipo... come si può dire, sono tipo gli sneakers però più buoni, più soffici diciamo. E poi ci sono i Twix, quelli al caramello, i Twix, quelli, questi sono quelli normali, no, Winter Space, non lo so, forse sono quelli rari, limited edition, secondo me sono quelli rari, vedete, aspettate, limited edition, vedete qua, secondo me sono quelli rari. Poi raga guardate qua i biscotti Twix, biscotti Twix raga. Poi raga qua, questo raga si trova anche in Italia, queste sono le, è tipo raga come i polaretti con le palline dentro che le bevi anche col latte o con il succo, e sono anche, le trovi tipo nei, che ce le vendono anche quelli della polaretti, che praticamente le bevi con il latte e poi si sente il cioccolato. Questo invece è quello tipico americano, biscuit milk, quello, questo si sente dentro i biscotti, questo dentro si sentono i biscotti, si sente pure. Poi qua abbiamo raga i Fizz Whizz, che sono quelli super loud popping action, quelli raga che vi esplodono in bocca diciamo. Poi raga, ah guardate raga, questo è arrivato raga il momento bello, perché c'è una roba che mi piace. Allora, gli Oreo raga, quelli introvabili, che li trovi solo in America, però li hanno portati dall'Italia. Questi sono quelli dark and white chocolate, quelli, aspettate, quelli bianco e nero, mezzi. Poi questi sono quelli alla menta, quelli mint, che io li compro subito raga. Sapete questi raga dove li vendono anche? Questi sono raga che esiste anche l'Oreo, però non c'è qua dentro. C'è anche quello raga, quello alla banana, che lo vendono, è molto famoso in Argentina. Oh raga, finalmente un altro dei miei preferiti, quello al burro d'arachidi. Burro d'arachidi, incredibile, ho trovato. Beh, l'avevo già visto sulle pubblicità. Ah, poi raga, questo non l'avevo visto, questo è quello alla fragola, strawberry cheesecake. Tipo il cheesecake, la torta alla fragola, tipo. Poi raga qua abbiamo dentro, aspettate, poi raga qua abbiamo i Monster, le bibite sempre americane, Red, quello, questo è quello rosso che credo che sia quello alla ciliegia, proprio quello rossissimo, poi
Questo 300 non so che cosa vuol dire, però c'è scritto French vaniglia, magari vaniglia francese. Poi questo, vabbè, questo secondo me c'è anche in Italia, quello al, com'è che si chiama? Quello all'arancia. Poi quello Java, che credo che sia quello dei fiori di quelli, tipo, sapete che cosa sono raghi i fiori Java? Sono quelli tipo, dove dopo diventano la vaniglia, tipo, quelli lì. Poi, raga, un'altra cosa che mi piace di questo negozio sono le caramelle tossiche, che dentro sembra, raga, tipo il contenitore di uno slime, ma in realtà ci sono delle caramelle non tossiche, ovviamente. Ci sono delle caramelle tipo alla menta, credo, più amare che credo che siano più amare di quelle normali. Poi, raga, qua ci sono le caramelle, abbiamo quasi finito, eh. Poi, raga, qua ci sono le caramelle, oddio. Poi, raga, qua ci sono le caramelle, quelle... com'è che si chiamano quelle? Sono tipo caramelle normali, solo che sono un po' più morbide di quelle normali. Vedete, ragazzi, sono tipo le Airheads, sono tipo quelle tipo morbide, tipo come le caramelle gommose, però un po' di più. Poi, raga, a proposito di caramelle gommose, qua abbiamo delle altre caramelle gommose, le Atomic Fireball, che ovviamente queste si possono masticare perché sono gommose, però ovviamente, raga, un chewing gum. Però, raga, non fa la bolla come il Big Bubble normalmente. Poi, raga, qua abbiamo i Pop Rocks, che sono tipo delle caramelle esplosive, però... però diciamo che sono delle caramelle esplosive, però... sono uguali a quelle che vi avevo fatto vedere prima, come le Fizz Whizz. Però sono quelle alla... com'è che si chiamano? Quelle alla mora. Queste, raga, però non vengono dall'America e c'è scritto Product of Spain. Qua non c'è scritto perché c'è... l'icona qua, però queste, ragazzi, so che le vendono molto in Spagna, che sono famose molto in Spagna, sono stati gli spagnoli i primi a farli. Comunque, ragazzi, però queste non sono tipiche americane, secondo me sono queste quelle americane. Poi, raga, alla fine, l'ultima cosa, abbiamo i Doritos, però sono quelli chili, vabbè, i Doritos ci sono anche in Italia, però sono quelli tipo più classici, più curati, diciamo, di quelli normali. Poi, raga, questi abbiamo quelli. Questi, raga, questi, cioè, il pacchetto blu, credo che siano quelli light, quelli un po' più chiari, light. Poi ci sono anche quelli al peperoncino, che anche quelli sono buoni, solo che qua non ci sono. Allora, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto, mettete un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale qua sotto, attivando la campanella, vabbè, questo lo sapete, e noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!